Mister Schenardi, lei prima in conferenza stampa ha fatto una battuta, dice di solito l'Arezzo contro le mie squadre soffre un po' di più, ecco, oggi troppo forte l'Arezzo o quanto di merito c'è dello Spoleto in questa gara che al di là del risultato non ha di fatto mai avuto storia? Per come siamo messo noi, le difficoltà dell'Arezzo le abbiamo create, sembra assurdo, ma per come siamo arrivati qua con le difficoltà di esprimere gioco con dei giocatori che sono palesemente fuori condizione, con quattro assenze pesanti che noi non possiamo regalare all'Arezzo, non ultimo quella di Monesi stamattina che è stato male. Abbiamo fatto quello che potevamo, secondo me, per come io vedo la squadra di settimana abbiamo fatto meglio di come mi aspettassi. È ovvio che il gap fra noi e l'Arezzo in questo momento è troppo grande per sperare di fare un risultato. Insomma, abbiamo fatto una discreta fase difensiva, una buona dose di agonismo, però sul piano delle ripartenze, del gioco manovrato ci sono state grandi lacune, però sono difficoltà che sappiamo perché quando sono arrivato c'erano delle difficoltà evidenti, non sono ancora riuscito a risolvere, un po' perché ci vuole tempo, un po' perché incontriamo squadre che in questo momento sono un po' fuori dalla nostra portata. Forse fino al vantaggio di Di Santo eravate, come ha detto lei, riusciti a tenere anche abbastanza bene il campo, pur lasciando il pallino del gioco all'Arezzo. Poi dopo l'1-0, soprattutto nel secondo tempo, no? La squadra forse si è un po' demoralizzata. Questo non deve succedere. Nel primo tempo credo che l'Arezzo, trovando il vantaggio, non ha rubato niente, però noi abbiamo avuto due occasioni importanti con Bagnato e Gambaidoni. Nel secondo tempo siamo ripartiti un po' troppo timorosi, questo è l'unico appunto che posso fare alla squadra. Ripeto, chi lavora tutti i giorni con una squadra non può fare i voli pindarici, deve conoscere la propria realtà, la nostra realtà in questo momento dice che tra noi e queste squadre c'è troppo gap. Ecco, lei ha grande esperienza di Serie D, l'Arezzo visto oggi è davvero la squadra più forte di questo campionato, comunque secondo lei dove può arrivare la formazione di Mezzanotti? Ma credo che se la giocherà con la Pistoiese. Io credo che sono due squadre molto forti. Poi sai, la Pistoiese l'ho vista in una partita, non mi ha fatto una grande impressione, però insomma in casa viaggia la media di 4-5 gol. L'Arezzo secondo me rispetto alla Pistoiese c'ha un po' più ritmo, un po' più furore agonistico, che questo non guasta, e poi soprattutto secondo me ha quattro giocatori davanti importanti, perché come Rubichini, Essussi, Martinez e Di Santo, che è un giorno che fa la differenza. Io lo dicevo in settimana a mezza, no? Che lui mi prende un po' in giro, però gli ho detto, se lui in panchina tiene Bricca, Invernizzi, e adesso hanno preso un altro giocatore, insomma è una squadra costruita per vincere, ma lo dimostra costantemente. Poi è ovvio che questa è una piazza molto esigente, e una sconfitta con la Sansepolcro viene vista come un dramma, però è una squadra che alla fine, secondo me, se non vince lei, vince la Pistoiese, ma ecco, queste secondo me sono le due squadre che lotteranno fino alla fine.